Salve a tutti i corsari del web, io sono il commissaro e quest'oggi ci ritroviamo su una nuova reaction. Stavolta però, sì, allora, lasciate stare il sottoscritto che sono tutto malmenato, del tipo che mi sono svegliato un'ora fa, sono ancora stanco più che altro perché mi sarei svegliato alle 10:30 io. Per causa di forza maggiore mi sono dovuto svegliare prima, che sennò non riesco a prepararmi per Lucca. Quindi, signori, siamo qui. E stavolta voglio provare a, invece di un solito video reaction, stavolta voglio provare a fare un'altra cosa che si fa abbastanza in giro, ovvero una reaction a delle top 10. In questo caso io ho guardato qua le 10 cose geniali che esistono solo in Giappone. Anzi, non le 10 cose geniali che esistono in Giappone, perché sicuramente ce ne sono altre, perché i giapponesi lo sapete un po' come sono. Sono dei geni, ma a volte sono anche un po' dei meh. Quindi vediamo un po' che cosa hanno inventato i nostri amici giapponesi. Sedili dei treni che si girano da soli. Quante volte salendo in un treno abbiamo trovato posto solo nei sedili invertiti rispetto al senso di marcia? È vero, anche quando sono andato a Lucca gli altri anni. Io personalmente odio quando devo sedermici. Prendo raramente il treno e non essendo troppo abituata mi viene la nausea se viaggio al contrario. In molti treni giapponesi questo problema non si pone. I sedili si girano da soli, come le scale. O, in caso non lo facciano, possono essere girati manualmente con delle leve o dei pulsanti. Beh, wow! Miseria, ragazzi! È una cosa geniale! Io non pensavo, io sapevo dagli anime che i treni giapponesi bisogna stare 100% in piedi, se no non si trova a posto, solo quelli seduti erano fortunati. E poi sui treni ci sono i molestati. Ok. Lavandini incorporati alla cassetta del WC. Alla cassetta. Ah! Oh! Oh! Ho capito! Quindi, questo è il WC, ok? Qua c'è la cassetta dove si contiene l'acqua e sopra c'è il lavandino. Ah! Oh Gesù! Che geni! Così al posto di usare acqua pulita pulita, sfruttano l'acqua già usata, credo. Forse. Leggiamo. I giapponesi hanno molto a cuore risparmio idrico ed ecologico. Ok, credo di averci azzeccato. Così si sono inventati un sistema tanto semplice quanto geniale. Il serbatoio che raccoglie l'acqua per lo sciacquone si riempie con quella con cui ci si lava le mani. Non i denti, no. No. Il lavandino è così un tutt'uno con il butter. Così risparmiano non solo la preziosa acqua, ma pure il prezioso spazio. Giustamente. Infatti le case giapponesi sono notoriamente piccole e anche la toilette non sono da meno, soprattutto perché il WC, anzi il washlet giapponese, la fusione, washlet. Non ci si pulisce le mani dentro, però vabbè. È quasi sempre in una stanzina separata, direi anche giustamente, dalla zona vasca da bagno doccia. Sì, infatti a me mi piacerebbe un sacco avere una zona da bagno giapponese. Sono fighissime. Giù le vasche, wow. Incroci con strisce diagonali. No, ce l'ho anche io qua. Certo. Non sempre, le avevano fatte per dei lavori in corso che avevano fatto questa cosa diagonale. Comunque, oh, per loro è normale, non sono gialle, quindi sono permanenti. Chi non conosce l'incrocio più trafficato al mondo? Trattasi dello Shibuya Crossing, che possiamo facilmente trovare appena fuori dalla stazione della metropolitana dell'omonimo famoso quartiere di Tokyo. Shibuya? Shibuya è una zona molto affollata, 24 ore su 24, data la forte presenza di giovani e quindi locali, ristoranti e divertimenti per tutti i gusti. Wow, perfetto, voglio andarci, ma non sono giapponese. L'incrocio gigante che dalla stazione permette di arrivare nelle sue diverse zone. Dall'alto è un vero spettacolo. Quando il semaforo per le macchine diventa rosso, un fiume di persone comincia a viaggiare in tutte le direzioni, anche in diagonale. Cosa molto impressionante per chi abita in città normali e meno popolose di Tokyo. Sì, potrebbe essere vero. Seggiolini poggia bambini nei bagni pubblici. Bello! Geniale! Tutti i genitori di bimbi sogneranno questo oggetto ovunque, da questo momento in poi, Praticamente in tutte le toilette pubbliche giapponesi che ho frequentato ho trovato dei simili seggioloni fissati al muro di fianco al water, o meglio, trattandosi di Giappone, al washlet. Questo oggetto serve per appoggiare momentaneamente il proprio pargolo mentre vengono espletate? Quante cose si imparano al giorno d'oggi? Espletare, condurre a termine, compiere, eseguire. Ben fatta! Molto utile quando si è in giro da soli e nessuno può badare a lui in quel particolare momento. Beh, sono un passo avanti a tutti i giapponesi, insomma, certo, anche nella perversione. Devo smetterla di trattare male i giapponesi per questa loro ossessione. Reggi tablet e smartphone.
Abbiamo qualcosa di simile anche in Italia, però non è così grande ora che ci penso. Vorrei averne uno. I giapponesi hanno fama di essere molto operosi, di lavorare tantissimo. Questo succede nella maggior parte dei casi quando sono fuori casa, però. Nelle restanti ore che trascorrono tra le quattro mura domestiche, sono invece giustamente e meritatamente anche molto pigri. Vabbè, lavorano come dei muli, poveri. Cioè, questa cosa è impressionante. Lavorano tantissimo i giapponesi. Le studiano tutte per sbattersi il meno possibile. E una delle loro invenzioni più tipiche sono dei reggi tablet o dei reggi smartphone che permettono di avere le mani libere mentre si cazzeggia davanti agli amati devices elettronici. Oh, che mettono anche l'Amazon! Bellissimo, microfono karaoke silenzioso. Sei troppo timido per cantare davanti agli amici, come solitamente accade nei karaoke giapponesi? Preferisci cantare in casa, ma come un vero giapponese rispettoso? Non vuoi disturbare il prossimo con le tue urla sguainate? Soprattutto se non sei particolarmente dotato vocalmente? Allora un microfono silenzioso fa davvero a caso tuo. Riesci ad attenuare la voce verso l'esterno, ma la sentirei forte e chiaro in cuffia, con grande gioia dei tuoi vicini di casa. Questo non era uno spot pubblicitario, io devo non bloccarmi il video. Ciabatte separate per il bagno. Ma... Io sapevo che... Allora, so che i giapponesi si tolgono le scarpe all'entrata per non sporcare. E quella, lo accetto. Cioè, wow, molto figo, incredibile. Ciabatte per il bagno! I giapponesi considerano il loro bagno il posto più sporco della... Come? Anche se sicuramente sarà pulito a specchio. Non possono concepire di entrarvi a piedi nudi. Non indossano assolutamente le scarpe. Eh beh, no, questo si sapeva. O con le stesse ciabatte con le quali girano per il resto della casa. Ah! Quindi è normale trovare delle pantofole esclusive per il bagno all'entrata di questa stanza in ogni singola casa giapponese, in ogni singola camera d'albergo che occuperemo durante un soggiorno in Giappone. Non lo sapevo. Cuscino per lavorare sdraiati! Cazzo lo voglio, io ho sempre desiderato fare le cose da sdraiato, ma giustamente dopo un po' mi faceva male il petto. Sto spesso il portatile o il cellulare stesa sopra il letto, ma dopo un po' mi prendono dei dolori lancinanti alle spalle e soprattutto ai polsi e alle mani. Dato che i giapponesi vivono praticamente a livello terra, oltre a mangiarci e dormirci in molti casi, ah sì, giustamente, a me piace però come mangiano, cioè ci sta a sedersi con le ginocchia a terra, perché... Non so, secondo me ti stanchi di meno, fa anche meglio alla schiena, non lo so, forse è meglio non dire cazzate che ci sarà qualche chiropratico che mi manda a quel paese. Solo loro potevano inventarsi questo cuscino per stare comodamente al computer in posizione supina. Beh, supina è praticamente di riposo. Sono dei veri geni. Vorrei tutto quello che emettono. Cosa? Ragazzi, il lucchetti per l'ombrello! Parcheggia ombrello e ca... Servirebbe anche qua in Italia. A una mia amica è stato rubato l'ombrello l'altro giorno, non per colpa del ladro, no, perché i vicini l'hanno preso e pensavano fosse loro. Mi pare che ce l'abbiano ancora i vicini. Parcheggia ombrelli, una delle cose più strane e peculiari che mi è capitato di trovare solo ed unicamente in Giappone. Sono i portaombrelli con lucchetto. È bellissimo, cioè nessuno, così nessuno può rubarsi l'ombrello dell'altro. Ristoranti con ordinazioni automatiche. In Giappone, se fai visita da salaryman o comunque da lavoratore a tempo pieno, il tempo per mangiare è sempre molto risicato. Considerando anche le probabili file che si possono formare agli orari dei pasti a causa dell'infinita moltitudine di persone che popolano grandi città come Tokyo, sveltire il metodo con cui si ordina da mangiare quindi è abbastanza basilare per loro. E quindi si possono trovare spesso dei ristoranti che al posto del menù hanno una sorta di distributore automatico. Si inseriscono i soldi, si schiaccia l'immagine della pietanza che desideriamo e si prende lo scontrino da consegnare poi all'interno. Semplifica anche la vita dei turisti che non sono in grado di ordinare da un menù giapponese. Beh, cavolo, sono dei geniacci, c'è poco da dire, tutte queste 10 cose sono geniali e c'è il washlet forse è bello, però qua in Italia non lo si metterebbe mai. Signori, queste erano 10 cose. No, non avete visto. Queste erano 10 cose geniali che ci sono solo in Giappone.
Sinceramente mi è piaciuto. Cioè, probabilmente intervallerò una di queste top 10 di tanto in tanto, intervallata nei video reaction, perché insomma è bello vedere queste cose. Cioè, è meraviglioso. Cioè, wow! Quindi, signori, spero che questa top 10 vi sia piaciuta. Noi ci vediamo prossima settimana con un'altra reaction. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio il link della mia pagina Instagram. Come al solito vi lascio il link della mia pagina Instagram in descrizione. Condividete il video per supportare il canale. E noi come al solito ci vediamo prossima settimana con una nuova reaction. Forse non dovevo dirlo prima. Arrivederci! Wii!